Ciao, bentornati. Oggi parliamo dell'utilizzo delle collanine d'ambra per contrastare il fenomeno doloroso della dentizione del bebè. Funzionano? Sono pericolose? Andiamo a vedere. L'ambra presente in queste collanine a contatto con la pelle del bebè per riscaldamento della pietra stessa dovrebbe portare al rilascio dell'acido succinico. L'acido succinico è presente nell'ambra baltica in percentuale dal 3 all'8%, però la comunità scientifica non ha riscontrato, non c'è uno studio ad oggi che dimostri l'efficacia dell'acido succinico come analgesico e antinfiammatorio, e allo stesso modo è scettica sul fatto che, se ne avesse, che fosse in grado di passare dall'ambra alla pelle del bebè. D'altro canto, le medicine alternative, che le utilizzano enormemente, dicono che l'ambra ha delle proprietà strepitose. Ha proprietà contro l'infertilità, ha proprietà antinfiammatorie, ha proprietà antidolorifiche, ha una proprietà di migliorare la funzionalità ghiandolare, soprattutto quella della tiroide, diminuire la salivazione, stimolare il sistema immunitario, ridurre i campi elettromagnetici. Insomma, una pietra dalle mille qualità utilizzata da millenni. Per quanto riguarda invece la sicurezza, beh, effettivamente le collanine presenti in commercio un po' di anni fa erano insicure. Oggigiorno le collanine, perché siano messe in commercio, e infatti sono autorizzate dal Ministero della Sanità, debbono avere determinate caratteristiche. Innanzitutto devono essere delle collanine che presentano una chiusura di sicurezza, ossia se effettuata una trazione non troppo forte, queste collanine si aprono nel mezzo. In secondo luogo le pietre sono levigate. Terzo, sono annodate singolarmente, in modo che una volta aperta la collanina, se mai si dovesse aprire sul filo di nylon, perché è un filo di nylon molto resistente, ma se posta forte trazione la collana si apre al centro dove c'è la chiusura, le pietre potrebbero essere ingerite dal bebè. Ma insomma, voi direte, sì, ho capito, ma cosa fare? Utilizzarle o non utilizzarle? Io credo che bisogna avere un'apertura mentale diversa, nel senso che negli ultimi anni abbiamo visto quanto delle medicine non convenzionali erano considerate così non utili, ma invece si sono riscontrate avere delle capacità e delle proprietà curative notevoli. Allo stesso modo io credo che queste possano essere utilizzate, ovviamente avendo degli accorgimenti. Stessi accorgimenti che dovreste avere nel mettere qualsiasi tipo di collanina addosso al bebè. In primo luogo, se la mettete intorno al collo, monitorare il bebè. Sicuramente non lasciare il bebè dormire tutta la notte con la collanina nel collo, perché non si sa i bambini quello che possono fare. Per una maggiore sicurezza ancora, si può posizionare la collanina sulla caviglia del bebè al di sotto della tutina. È vero che gli utilizzatori sostengano che più ci si allontana dal punto dove la collanina deve avere effetto, quindi dalla bocca, minore è l'effetto, però se volete essere sicuri, questo potrebbe essere un modo alternativo. Funziona? Beh, io vi dico, per l'esperienza personale, tutte le persone che l'hanno utilizzata dice che ha alleviato notevolmente la sofferenza del bebè, addirittura in alcuni casi è scomparsa proprio la sintomatologia. Io da odontoiatra, se avessi un figlio e avesse dei problemi di dentizione, la utilizzerei con le accortezze che vi ho detto, ma la utilizzerei. Questo ovviamente è il mio parere personale. Come si dice, tentar non nuoce, al massimo avrete avuto un oggetto carino da tenere a casa. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.